Buonasera cari amici, sono qui in diretta in tempo di coronavirus perché, come potete vedere, ho dovuto, come dire, mettere una bandana per coprire un po' la ricrescita dei capelli che non era molto carina da vedere. E mentre aspetto che qualche amico entri in diretta, faccio qualche condivisione, aspetto che aumentate un attimino come numero. Intanto vi saluto, vedo la carissima Roberta Palmigiani che subito è venuta a salutarmi, cioè nel senso è presente, quindi ciao carissima, mi fa molto piacere vederti. E come state? Come state affrontando questo periodo? Spero bene. E saluto anche Rosy Marotta. E lo so che oggi sono strana, ma appunto ve l'ho detto il motivo. Allora, continuo un attimino a condividere finché non vedo un po' di amici, appunto, che conosco, che mi salutano. Dunque, vedo Emanuele Lobue. Se potete, anzi, condividete anche per cortesia questa pagina, così almeno questa diretta, così almeno anche altri amici possono seguirci. Allora, perché l'idea di farla? Perché più che mai il mio pensiero in questo periodo di, purtroppo, devo dire, grande confusione, il mio pensiero più fisso del solito è proprio la situazione della nostra Chiesa. Quello che sta avvenendo è quello che i cattolici purtroppo non stanno comprendendo. Quindi mi chiedo, in realtà, esistono ancora i cattolici, non i cattocomunisti, come mi viene da pensare ultimamente. Allora, perché dico questo? Perché c'è tanta confusione sulla questione Eucaristia, sulla questione messe, se possiamo accedere o meno. Adesso l'ultimo scherzetto del governo è stato quello di far ripartire le messe il 18 maggio, proprio di lunedì, giusto per farci perdere un'altra domenica di precetto. E allora, sperando che poi nel frattempo, per qualche motivo inspiegabile o anzi molto spiegabile, le bloccheranno di nuovo e quindi, come dire, ci hanno fatto intravedere, ci hanno dato la speranza di poter tornare a quello che la nostra fede richiede, quindi partecipare alla Santa Messa e poi spero di sbagliare che non ce la blocchino prima del tempo. Però, cos'è la messa in sé? Prima di tutto, è perché il timore di non farci partecipare alla messa in questo periodo di coronavirus, proprio perché c'è il timore di contagi. Prima di tutto dobbiamo avere piena fede e fiducia che il Signore è la fonte della vita e la guarigione del corpo e dell'anima. Quindi, se veramente si sa, si conosce la nostra fede e si sa che nell'Eucaristia c'è il corpo di Cristo vivo, cioè di colui che è la fonte della nostra vita, che è colui che ci salva e lui, colui che ci guarisce, assolutamente questo timore non deve sussistere. Oggi vi comunico, in Germania le messe sono state riprese, però non è stata data la comunione all'interno di queste messe. Quindi il centro della messa è stato annullato. La stessa cosa si è cercato di farla in Spagna, però gli spagnoli non hanno accettato, quindi il progetto è saltato. Anche perché vi do una comunicazione, semmai ce ne fosse bisogno, semmai qualcuno non se ne fosse accorto, molti governi vogliono impedire lo svolgimento delle messe proprio a causa del pretesto delle malattie. Ed è proprio a ciò che noi tutti ci dobbiamo ribellare, perché nel caso che anche in Italia volessero, adesso il 24 maggio, domenica di precetto, volessero in qualche maniera, come in Germania, riaprire le messe senza darci il corpo di Cristo, ecco, questo dobbiamo sapere che è un gravissimo errore e fa parte di quella chiesa modernista che in questo periodo sta lasciando tutti un po' confusi e perplessi. Noi cattolici dobbiamo quindi testimoniare intorno a noi, in particolare per i cattolici che sono deboli nella fede, che la Santa Eucaristia appunto è il farmaco di immortalità.
e non è un alimento comune che rischia di trasmettere malattie. Anche perché nella Santa Eucaristia è presente Gesù, proprio Gesù Cristo, con il suo corpo e la sua anima, con la sua umanità e la sua divinità. Quindi non dobbiamo assolutamente avere paura di lui, anzi dobbiamo anelare a nutrirci, a cibarci appunto di questo cibo eucaristico santo che ci santifica e ci rafforza e ci guarisce, anziché farci ammalare come vorrebbero farci credere. Per chi è entrato adesso nella diretta, proprio perché siamo in un periodo di coronavirus, voglio spiegare che questa bandana l'ho messa per una brutta ricrescita di colori diversi che avevo nei capelli, quindi non mi sono convertita a nient'altro che a cattolicesimo, anche se potrei dare questa idea questa sera. Nella prima lettura di oggi, che la Chiesa dovrebbe ricordarci, gli apostoli considerano che la loro missione è la preghiera e la predicazione, cosa che proprio i nostri sacerdoti in questo periodo di coronavirus hanno assolutamente dimenticato. Come proprio nella prima lettura di oggi si diceva, c'era il dubbio se nutrire il corpo delle persone o nutrire l'anima, e ovviamente e saggiamente è stato scelto per i pastori della Chiesa di nutrire l'anima e di delegare ad altri il compito di nutrire il corpo, cosa che invece in questi tempi modernisti, nella nostra società timorosa del virus, è stato completamente capovolto. Io so di molte chiese, anche qui in Torino dove io abito, dove si è pensato di dare ospitalità ai poveri, ben venga una buona azione, dando loro anche il cibo, quindi lì il timore del contagio non c'era, e hanno privato a noi tutti del cibo per eccellenza. Quindi le letture della Chiesa ci insegnano invece l'opposto. Le opere di carità in Chiesa sono indispensabili, ma le possono fare persone che sono incaricate per questo, mentre l'Apostolo, che oggi sono in realtà i nostri vescovi e sacerdoti, devono principalmente vivere per la preghiera e l'annuncio del Signore Gesù. Questa è la missione vera della Chiesa. Non c'è altra missione per cui la Chiesa debba utilizzare le proprie energie, ma dobbiamo capire che cos'è la Chiesa per poter capire qual è la missione della Chiesa. La Chiesa è il tempio di cui Gesù è la pietra angolare e noi siamo le pietre vive, scelte e preziose agli occhi di Dio. Siamo quindi le membra del corpo di Cristo. Quindi come si fa a non far partecipare il popolo alla messa quando la Chiesa, che è il corpo di Cristo, è costituito proprio dalle membra del suo popolo, che siamo proprio noi cattolici? È salito il gatto? Scusatemi, vai via. Quindi che cosa significa? Noi tutti all'interno della Chiesa, quindi i battezzati della Chiesa, quindi una volta che abbiamo ricevuto il battesimo, abbiamo ricevuto i doni attraverso cui siamo diventati al contempo sacerdoti, profeti e re. Ma che cosa significa dire che i battezzati sono sacerdoti? Il sacerdote offre i sacrifici e la lode a Dio, quindi noi cattolici che attraverso il battesimo siamo diventati sacerdoti, quindi il cristiano che attraverso il battesimo è diventato uno con Gesù, gli appartiene e la sua vita deve essere un culto offerto a Dio. Quindi il battezzato è chiamato ad offrire sia la lode a Dio che la preghiera e i sacrifici spirituali, quindi digiuno, offerte delle proprie sofferenze. Quindi questo timore della malattia deve in realtà diventare amore e quindi offerta a Dio. Azioni caritatevoli verso il prossimo, certo, ma non devono queste andare a discapito del cardine principale, che è la preghiera, e la preghiera massima per eccellenza è la preghiera attraverso la messa. Questo è il sacerdozio dei fedeli. La loro vita deve essere quindi, la vita di noi tutti fedeli, deve essere quindi un sacrificio, una liturgia di lode al Signore. Quindi il battezzato, il cristiano battezzato, diventa automaticamente figlio di Dio, e quindi noi battezzati siamo adottati dal Padre in Gesù.
Quindi siamo membri della sua famiglia. Ma come facciamo a essere membri della sua famiglia se non ci rechiamo nella casa di nostro padre, quindi nella chiesa e soprattutto quando non pranziamo con lui, quindi non ci sediamo intorno alla mensa per eccellenza, che è la messa dove ci nutriamo appunto dell'Eucaristia. Poi, per carità, c'è il sacerdozio ministeriale, cioè il sacerdozio ordinato dei veri sacerdoti, no? Che è appunto per coloro che vivono il sacerdozio in modo più profondo, in modo più inserito nella loro anima. Ricevono quindi un sigillo particolare dello Spirito Santo e sono ordinati per essere nella comunità, immagine, sacramento della presenza del pastore di Gesù, il vero pastore che è Gesù, che è il pastore del popolo. Quindi abbiamo Gesù che è il sommo sacerdote, i sacerdoti ministeriali e i sacerdoti noi battezzati. Però Gesù che è il sommo sacerdote viene rappresentato dal sacerdote che offre il culto al Padre e offre se stesso, Gesù, al Padre stesso. Quindi è venuto proprio a meno tutto questo dialogo tra Dio e gli uomini. In questo periodo di coronavirus è proprio mancato tutto questo, perché non facendoci vivere la Santa Eucaristia non ci è stato permesso di vivere quanto di dovere per il popolo di Dio. Il sacerdote, quando ha ricevuto il suo mandato proprio di sacerdozio, riceve insieme la missione di essere pastore del popolo, ossia lo strumento, ossia la mano del Signore in mezzo alla Chiesa. E come dice San Paolo, il vescovo, l'apostolo e il sacerdote sono amministratori dei beni, non i padroni. Quindi i beni della Chiesa, cioè della casa del Signore, sono la sua grazia e i sacramenti, che non sono una proprietà né del Papa né dei vescovi né dei sacerdoti, ma sono i beni del Signore che i sacerdoti, i ministri ordinati, hanno la missione e il dovere di donare al popolo in nome di Dio. Quindi la Santa Eucaristia è il dono di Dio alla sua Chiesa e i ministri ordinati, i vescovi, i sacerdoti non hanno il diritto di privare il popolo di Dio di questa grande grazia di cui sono solo gli amministratori e non i proprietari. Inoltre, noi cattolici abbiamo il diritto di ricevere la comunione come desideriamo e chi chieda di dare l'Eucaristia sulla lingua fa un abuso di potere. Anzi, io direi di più, proprio perché ce n'è tanto bisogno in questo periodo, secondo me un bravo pastore dovrebbe donare a noi, popolo di Dio, l'Eucaristia nelle due spoglie, cioè il sangue e il corpo di Cristo. Ecco, qui sarebbe veramente essere devoti e essere coloro che hanno capito che cosa significa seguire Cristo. Infatti il Cardinal Müller, che era il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha spiegato molto bene tutto questo. È bene anche sapere che ognuno di noi sappia stare al proprio posto con ordine, seguendo la volontà del Signore nella carità all'interno della Chiesa. Quest'ordine che è completamente mancato, dove veramente coloro che devono essere i pastori e guidare il gregge, cioè noi, hanno fatto un abuso di potere, si sono assoggettati al potere temporale, dimenticando qual era la loro reale missione e qual era il reale dovere e soprattutto la carità che dovevano utilizzare nei confronti di un popolo che oramai si sente veramente allo smando e soprattutto tradito e confuso. Anche perché è veramente molto triste vedere una chiesa che si lascia dominare dallo Stato, oltretutto un dominio che gli è stato dato gratuitamente, perché assolutamente la chiesa poteva, anzi doveva, decidere autonomamente ciò che era necessario e giusto per il popolo di Dio. E quindi vedere una chiesa che si è lasciata prendere
assoggettare a misure contrarie alla fede, fa pensare a noi popolo cattolico che la Chiesa attuale non sia più una Chiesa cattolica, ma sia una Chiesa modernista che sta imponendo alla Chiesa cattolica, quel poco di Chiesa cattolica che è rimasto, perché in questi decenni veramente in cui è stata, screditata la parola di Dio, in cui veramente è stata modificata, in cui veramente piano piano è stata fatta dimenticare al popolo di Dio la vera parola di Cristo, ecco, in questa Chiesa che era già ridotta all'umicidio, ora si rischia veramente di annullarla completamente. E cosa capita proprio in questo tempo difficile? Noi dobbiamo mantenere la fede attraverso la preghiera per la Chiesa affinché possa uscire presto da queste grandi difficoltà e ritrovare la fede piena. Io penso che veramente per noi laici sia importantissimo e sia l'unico strumento che ci è rimasto di poter chiedere, invocare allo Spirito Santo attraverso le nostre preghiere che i pastori vengano veramente illuminati affinché possano guidarci, perché solo i pastori veramente possono guidarci alla salvezza, perché solo loro possono darci il corpo di Cristo e solo il corpo di Cristo può unirci a Lui. Oggi nel Vangelo di Tommaso, nel Vangelo in cui Tommaso non capisce che il Signore sta salendo al Padre attraverso l'ascensione, quando Gesù dice nel luogo dove io vado nel cielo voi conoscete la vita, e Tommaso chiede: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la vita? Gesù dice: Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, se Gesù è la via che porta alla vita eterna ed è il ponte che ci collega con il Padre, ed è solo attraverso di Lui che noi abbiamo la possibilità di incontrare il Padre, com'è possibile che la Chiesa in questo periodo ci ha privato dell'unico mezzo attraverso cui possiamo veramente giungere alla meta eterna? Anche perché Gesù ha lasciato detto che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. E purtroppo nella Chiesa di oggi si insiste su un ecumenismo con le religioni non cristiane. Anche perché fino a Benedetto XVI il Concilio Vaticano II ha promosso sì l'ecumenismo, ma tra cristiani. Ha cercato quindi tra tutti coloro che credono in Gesù Cristo di realizzare l'unità della Chiesa. E visto che l'unico mediatore, l'unica piena e definitiva rivelazione del Padre è Gesù. Visto che la salvezza può donarcela solo Gesù, questo fa sì che l'unità dei cristiani avesse un senso. Purtroppo, in questa chiesa ecumenica, modernista degli ultimi anni, quando si dice, quando vogliono erroneamente insegnarci che tutti siamo fratelli, ecco, questa non è la verità, perché certamente siamo tutti creature del Signore, siamo tutti stati creati ad immagine e somiglianza del Padre, ma nelle altre religioni ci sono frammenti di verità. Scusate, ho un po' di allergia e il gatto me la sta facendo peggiorare. Quindi nelle altre religioni ci sono frammenti di verità, ci sono aspetti giusti. Ma le altre religioni sono rispettabili in quanto manifestano il carattere religioso dell'uomo che cerca Dio e cerca di capire la propria esistenza, ma noi non cattolici non possiamo andare oltre il rispetto, perché come diceva Suor Cornelia, noi rispettiamo tutte le religioni ma difendiamo la nostra fino al martirio, anche perché il cristianesimo trascende ogni religione. Che Gesù è la piena e definitiva rivelazione del Padre e noi siamo veramente figli, non siamo solo creature, ma con il battesimo siamo diventati membra di Cristo e siamo diventati figli come il figlio è figlio del Padre, cioè lui è figlio del Padre per natura e stessa sostanza divina. Noi siamo sempre povere creature, ma Dio ha voluto elevarci e diventare i suoi figli eletti, i suoi figli adottivi e quindi in Gesù noi attraverso i sacramenti possiamo sempre crescere nella conoscenza di questa relazione, vivendo una relazione di Gesù con il Padre.
Quindi le altre religioni, per quanto siano rispettabili, non sono allo stesso livello della religione cattolica, non perché noi cattolici valiamo qualcosa di più, non perché abbiamo dei meriti maggiori, ma perché Gesù Cristo ci ha dato per grazia e per amore questo dono dell'adozione filiale. Quindi è per questo che fare delle grandi operazioni di preghiera, come si vorrà fare a breve, come già stato fatto con le altre religioni, è in realtà un tradimento di questa mediazione di Cristo ed è mancare la fede in Gesù Cristo. Anche chi lo fa in buona fede fa comunque una mancanza verso la signoria di Gesù, perché la preghiera può essere efficace e noi che lo sappiamo possiamo solo elevarla in Gesù e con chi conosce il Cristo che vive della stessa unione sacramentale. Altrimenti rischiamo di entrare in questa volontà massonica di religione globale, di fraternità universale. E non a caso non si parla più di religioni, ma di tradizioni, cercando così di sminuire le caratteristiche del cristianesimo, cioè Gesù Cristo, mettere tutti allo stesso piano, chiamarle tradizioni, diciamo siamo tutti fratelli, e facendo credere che la preghiera sia per tutti la stessa. Però sappiamo che non è vero, perché pregare il Padre tramite Gesù Cristo è entrare in contatto con il Padre. Anche perché chi fa ad esempio meditazione come gli induisti e i buddisti, in realtà quella non è una preghiera, ma è un esercizio di meditazione, cioè si cerca di fare il vuoto e di raggiungere l'uno, cercando di fondersi nell'universo, chiamando l'uno, e non è la preghiera cristiana. Diciamo che quello è anche, si può legare anche a quello che fa la New Age. Prendiamo anche ad esempio la preghiera musulmana, a cui in questo periodo si dà molto spazio, anche purtroppo questa chiesa cattolica modernista sta dando molto spazio alla preghiera ai musulmani. Ecco, la preghiera musulmana non è la preghiera cristiana, perché considera come rivelazioni definitive di Dio quelle di Maometto. Gesù Cristo per loro non è altro che un profeta transitorio, e secondo loro è Maometto ad indicare la via. Nella tradizione musulmana c'è una condanna per la fede trinitaria e per la fede in Gesù, quindi ci devono spiegare che cosa può unirci nella preghiera con religioni come queste, che non hanno nulla a che vedere con il sacrificio di Cristo sulla croce. Se pensiamo poi addirittura che a Nazareth, di fronte alla splendida Basilica dell'Annunciazione costruita sopra la casa della Madonna, dove la Madonna ha visto l'Arcangelo Gabriele, dove appunto c'è stata l'Annunciazione, di fronte proprio a questa basilica che per la nostra tradizione cattolica è fondamentale, appunto di fronte alla nostra basilica c'è una moschea dove il muezzin dal minareto, richiamando alla preghiera, recita la sura del Corano dicendo che Dio non ha né padre né figlio. Quindi noi cattolici non possiamo tradire Gesù Cristo e fare delle azioni con persone di unità sacramentale, diciamo, con persone che prima di tutto non hanno la vera conoscenza di Dio e soprattutto non hanno il rapporto intimo con Dio che noi abbiamo nel sacramento. Anche un altro chiaro esempio è quando l'Apostolo Filippo ha chiesto a Gesù di far vedere loro il Padre, agli Apostoli appunto, e Gesù ha risposto: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire di mostrarti il Padre? Non vedi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io dico è il Padre che è in me ed è Lui che le dice. Ecco, Gesù quindi è l'unica via verso il Padre, la vita eterna ed è la verità della conoscenza di Dio. In Gesù noi contempliamo il volto del Padre, riceviamo le parole che il Padre ha voluto mandarci e riceviamo le opere di misericordia del Signore, tra le quali il dono della vita eterna. Tutto questo quindi dobbiamo ricordare, dobbiamo sapere, dobbiamo soprattutto chiedere con forza e insistenza. Tutto questo noi lo riceviamo nella Santa Eucaristia,
Noi, mendicanti e peccatori, indegni, siamo ammessi nella misericordia del Signore e ci avviciniamo alla Santa Comunione che ci viene donata con pentimento e adorazione. Quindi è assolutamente un grandissimo e gravissimo tranello, è veramente un errore gravissimo che la nostra Chiesa attuale, cattolica, modernista, ha imposto a un popolo facendolo morire nella fede se al più presto non viene dato il nutrimento di cui necessita, ecco. Quindi, cari amici, questo era un po' il messaggio che io volevo comunicarvi questa sera. Adesso volevo solo vedere se qualcuno ha scritto qualcosa a cui magari posso rispondere. Roberta Palmigiani, ricordiamoci che il corpo di Dio salva e non infetta, quindi non sono d'accordo ad indossare guanti in lattice per poter prendere l'eucaristia come da protocollo. Infatti, anche perché già prendere l'eucaristia in mano come è stato permesso dopo l'ultimo concilio Vaticano, appunto, dopo il secondo concilio Vaticano, già prenderla sulle mani è stato un abuso, ma a maggior ragione prenderla con i guanti in lattice c'è maggiormente il pericolo di far cadere dei pezzettini di eucaristia, quindi di disperdere il corpo di Cristo in maniera abominevole. Quindi già io sono una di quelle cattoliche che assolutamente ha sempre preso l'eucaristia in bocca e che continuerò a prenderla, perché nel momento in cui riapriranno la messa, personalmente io, visto che c'è la libertà e nessun governo può imporci di prenderla come il governo decide, ma Gesù Cristo ci ha lasciato, come dire, nella Chiesa, nella tradizione della Chiesa, anche per quello che è stato l'insegnamento e la tradizione, ecco, la possibilità di prendere l'Eucaristia in bocca, ecco, io sarò una di quei cattolici che la vorrò prendere in quel modo, ed è quello che noi tutti, chi lo desidera, dobbiamo chiedere, e nessuno potrà privarcene. Francesca Prati dice: beh, non credo che la Santa Vergine si preoccupasse di non mostrare la ricrescita, anche la troppa ansia di bellezza esteriore non è proprio cristiano. No, in realtà non è ansia di bellezza, anche perché così sono ben più brutta, ma anzi, visto che citi la Madonna aveva proprio un velo, e quindi io ho un velo minimale a questo punto, quindi no, non è proprio veramente ansia da prestazione, se così volessi insinuare, ma era proprio perché è proprio brutto da vedere, quindi non vedo nulla di male a voler dare un tono, anche perché anzi, secondo me, la cura del proprio corpo, che tra l'altro il corpo è, di noi cattolici, è tempio dello Spirito Santo, ecco, la cura del corpo è un dono che si fa al Signore, quindi no, non è un vezzo il mio, assolutamente. Vediamo un attimo, ecco qua, ha ripetuto quello la signora, quindi ho già risposto. Grazie Lorenzo Damiano, anzi ti saluto, super Angela, insomma, Angela va bene, grazie Lorenzo, ti saluto caramente. Ecco, Lorenzo Damiano parla del nuovo ordine mondiale che purtroppo effettivamente è quello che ci stanno imponendo. Roberta Palmigiani, siamo tutti creature ma non tutti siamo figli di Dio, cioè siamo tutti figli di Dio, ma non c'è chi lo riconosce nella maniera giusta. Quindi con questo l'unico sepolcro vuoto è quello di Gesù Cristo. Bene, siamo arrivati alla fine dei messaggi. Allora, cari amici, io vi saluto. È stato bello di nuovo stare insieme a voi. Grazie, arrivederci a tutti.